Allora andiamo ora a dimensionare l'albero su cui è alloggiata la rosa dentata conica. Va bene? Noi a questo punto abbiamo come valori provenienti dalla progettazione della rosa dentata conica, abbiamo, supponendo che vada bene, ok? Il numero di denti 18 in modulo 5, in modulo medio 4,9. Andiamo ora a determinare, abbiamo poi una potenza di 25.000 watt. E un numero di giri pari a 2000 RPM. Con questi valori andiamo a impostare lo schema dell'albero su cui è alloggiato la ruota pignone. Ovviamente una ruota conica solitamente, va bene, si trova alloggiata all'estremità di un albero, si può trovare anche in una posizione intermedia, ok? Però diciamo, noi immaginiamo che questa ruota dentata sia a un'estremità di un albero, va bene? Quindi ci immaginiamo, ma poi abbiamo coni d'apertura che sono teta 1, 18 e 5, teta 2, 71 e 5, abbiamo il D1M che è, l'abbiamo calcolato prima, 76 1, D2M che è 228 e 4, il rapporto di trasmissione che è 3. Poi abbiamo tutti i valori per poter dimensionare. Abbiamo il B che si è detto è 42 e 3. Il lambda abbiamo preso 10. Questi sono i nostri valori, va bene? Andiamo a fare lo schema del nostro albero. Il nostro albero sarà l'albero e noi mettiamo il sistema di riferimento. Il sistema di riferimento nostro che avrà una X, una Y e una Z. La ruota in questione noi osserviamo è questa. Che sollecitazione si trasmette sui denti della ruota? Allora, per capire bene le forze, i carichi, possiamo riferirci anche al manuale. Il manuale riporta alla pagina, alla sezione più che la pagina, questa qua, che è la sezione 159, le sollecitazioni che agiscono sulla ruota. Sulla ruota conica, rispetto all'asse di rotazione che è lungo questa direzione, agiscono una componente tangenziale ST che è diretta perpendicolare a come vediamo il foglio, una componente radiale e una componente assiale. Va bene? Questo è quanto nuovo. Riportiamo tutto questo nel nostro foglio. Ok? E vediamo che cosa. Che non capisco, il simbolo è questo. Questo è S1, perfetto, ora mi torna. Allora, noi abbiamo la forza che agisce sul dente conico, va bene? Qui l'asse, allora, nella figura qui di destra, questa l'asse di rotazione è così, va bene? In questa figura qui l'asse di rotazione è così.
Quindi per noi questa è direzione Y. Qui la direzione Y è quella uscente. Va bene? Poi abbiamo la direzione tangenziale, ok? E la direzione radiale. La direzione radiale nel nostro caso, per come abbiamo messo il nostro compito, la direzione radiale nel nostro caso è la direzione X. La direzione tangenziale è la direzione Y. Mi torna? La Z, no, scusate. Sì, l'asse Y, X è la... L'asse Y, la direzione radiale è la X, quindi questa per noi è X, va bene? E la Z ovviamente è uscente, va bene? No, scusate, X, e questa è la direzione tangenziale, è la Z. Va bene? Ritorna? Ok, allora questo che vuol dire? Vuol dire che per noi ST è diretta lungo il nostro Z, S1 è diretta secondo il nostro X, SA è diretta rispetto al nostro asse di rotazione Y. Ritorna? Quindi noi cosa abbiamo, riepilogando? Poi riguardate questa roba, se avete dei dubbi è legittimo, li riguardiamo insieme. Io ora vi darò un'esercitazione sulle ruote coniche, però se avete un'interruzione, se avete una lezione intermedia su cui ci possiamo chiarire i dubbi. L'importante è voi ora sull'esercitazione cominciate a esercitarvi. Legittimamente troverete degli errori o dei dubbi e legittimamente li chiariremo, ma se io continuo a spiegare, voi non vi sforzate di pensare, è inutile che io faccia lezione perché tanto tutto è lo e Dio, a voi mettere una parte e pesce dall'altra. Bene, allora io qui ho l'asse di rotazione è Y, quindi lo metto qui, sempre in blu, va bene il sistema di riferimento. Io ho questa Y. Se questo è l'albero in configurazione dove io ho questa direzione, metto z, quindi avrò x, y, z con la x uscente. Carichi che io ho, allora supponiamo che questo sia un albero dove ho appoggio. Mi raccomando, qui l'assiale è importante perché la ruota conica dà anche l'assiale. E poi avrò la ruota conica a fondo. Qui la ruota conica trasmette le sollecitazioni. Allora, avrò che lungo Z qui avrò ST. ST. E poi le reazioni vincolari mi devo calcolare. In più avrò la componente assiale, che è SA, che ovviamente, per come è messo l'albero, spinge verso l'interno dell'albero, va bene? Se io il cuscinetto lo metto qui, ritorna? Eh? Ok, se configuro l'albero in questa maniera, allora, a questo punto io avrò SA. Ora ST, per come è messo, dipende da come gira, se gira in un modo o se gira in un altro. Supponendo che giri così, va bene, spinge verso il basso, lo riceve verso l'alto, quindi lo riceve come Z. Se gira all'incontrario, così, forse mi torna più comodo rispetto alla figura che ho fatto. Se gira così, spinge verso di noi. E la forza spinge verso... No, scusate. Se gira così... No, come era prima. Se gira dentro, lo riceve come Z. Andava bene prima. Se gira così, gira verso l'interno, guardandolo da qui, guardandolo da questa... Perché mi raccomando, il senso di rotazione per andando si guarda. Se io lo guardo così, gira in senso orario. Spinge verso dentro, la reazione verso fuori è come Z, quindi ST è l'incontrario. Adesso Ok? Sì. No, ti porto, se gira in senso orario spinge dentro la ruota condotta. La ruota condotta reagisce, te tu hai la reazione sulla ruota, quindi verso l'alto e quindi è come Z. Bene, questo è un albero. L'altro albero lo fu accanto. Non è roba banale questa, eh. Però vi aiuta a ragionare molto.
No, non è possibile, non esageriamo. Ctrl C, Ctrl V. L'altra configurazione è sempre Y, ma non Z. Ma x, quindi avrò x, y e z entrante. E in z, cioè st è tangenziale, se gira in senso orario entra dentro. Allora io da mettere S1, come spinge S1? Chiaramente spinge verso l'interno, quindi spinge come x, quindi avrò no sti, qui cancello, quindi io qui ho spinge verso l'interno come x, avrò s 1 sh, lo sempre, ma basta lo riporti da una parte sola, non è importante, lo riporta da tutte e due le parti, va bene? Tanto è sempre una componente, va bene? Quindi posso levarla da qui e considerarla solo un albero, se no si vede due volte fa un arrosto. Mettiamo le misure e si può fare lo studio dell'albero. Il calcolo delle forze lo facciamo con le formule, abbiamo qui, dove alfa è il triangolo di pressione, MT è la coppia che ho tutte le forme per calcolare ST, S1 e SA, dove SA sarà S1 seno di theta 1, perché è la ruota pignone. Ritorna? La prossima volta lo faremo. Mi sembra oggi di avervi torturato abbastanza. Metto le quote delle distanze. 200, 100. Con queste, la prossima volta. Allora, provate a farlo l'albero perché avete tutto per farlo. Va bene? Poi io comunque martedì ve lo rifaccio, però se già lo rifaccio, se voi l'avete fatto.